Col grande traffico tornano le grandi polemiche innescate dai lavori su Largo Flaiano. L'amministrazione comunale ha consigliato a coloro che dalla zona di Viale Bori devono raggiungere l'autostrada di evitare via Gasparotto, preferendo il ponte di Vedano. Ciò nonostante, verso le 9 di stamattina, di auto incolonnate ce n'erano parecchie. No, ma aspetta, non ho la più pallida idea perché sono appena arrivato, ma credo che sia abbastanza congestionato il traffico. Com'è la situazione in uscita oggi che c'è la bretella chiusa? Pazzesca. Pazzesca? Sì. È peggio degli altri giorni? Molto peggio. Risponde alla lavoro. C'è da dire che là, secondo me, la posta dei semafori dovrebbero fare una bella rotonda, che comunque dovrebbe agevolare un po' l'ingresso per chi va in ufficio, comunque sia, perché è un disastro, veramente un disastro. Qualcuno la prende con filosofia e non segnala particolari differenze rispetto al consueto via vai. La mattina sempre traffico, così. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare solo pazienza, basta. Sul fronte politico, il PD Alessandro Pepe difende Palazzo Estense e si rivolge a Regione Lombardia affinché renda gratuito il tratto di Pedemontana all'uscita di Gazzada. Parole imbarazzanti, secondo Stefano Clerici, Varese Ideale, il quale sollecita scadenze certe sui lavori in corso, il ripensamento dei tempi che regolano i semafori di Largo Flaiano e una miglior cartellonistica per informare adeguatamente gli automobilisti. Luca Boldetti, Polo delle Libertà, si dice preoccupato. Avevano promesso l'apertura del nuovo svincolo all'altezza di Esselunga l'indomani delle feste. A che punto siamo?